Amici di Bruno Vince, siamo qui con Andrea Passarò. Oggi un 6-1 netto contro un Caraglio che inizialmente sembrava combattivo, ma poi si è stato sciolto un po' sotto nero il sole, perché il sole non ce n'è stato oggi, però una bella vittoria. Sì, devo dire abbiamo approcciato molto bene la partita. Siamo dimostrati squadra matura che quest'anno è cresciuta molto. Partite come questa all'andata tremolavamo di più, invece quest'anno abbiamo veramente un approccio alla gara importante e sono felice della crescita soprattutto dei giovani che ci hanno seguito. E siamo lì, una settimana di lavoro duro e poi vediamo un po' con la prossima. Mi manca un punto per coronare una pilotata bellissima. Assolutamente. Abbiamo iniziato quest'estate con buonissimi presupposti, con tanti giovani, come ho detto prima, che hanno fatto un miglioramento pazzesco per quanto mi riguarda. Adesso secondo me ci meritiamo quel traguardo più di ogni altro, proprio per la voglia che ci abbiamo messo in ogni singolo allenamento. Io l'altro anno ero in eccellenza, ne ho visti i giovani, ma allenarsi ogni singolo allenamento, bene come ci alleniamo noi, ho visto veramente. I tuoi compagni come vivrete questa settimana e soprattutto la prossima partita? Come sarà il vostro approccio? La settimana dobbiamo viverla come tutte le altre, allenandoci a mille, come sempre. E domenica prossima sicuramente sarà una partita che creerà adrenalina e tensione. Non è una partita che si gioca tutti gli anni, quindi dobbiamo approcciare come abbiamo approcciato le ultime partite. Se inizieremo così sarà dura starci dietro. Che voto daresti a un tuo compagno di squadra, Comino, che oggi ha fatto anche un doppietto e ci sta riprendendo in questo momento? Pippo l'ho dovuto prendere un po' sotto la mia ala, era un po' indisciplinato, ha iniziato quest'anno con problemi fisici, si è sempre visto con la grosse qualità e lui lo sa, l'ho sempre detto dal primo giorno che l'ho conosciuto. Adesso sta dimostrando il valore reale che ha e può solo che migliorare. Lui sa che io credo fortemente in lui e non glielo dico tanto per, però ogni tanto lo devo bastonare. Se ne merita, quindi? Assolutamente. Ottimo. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao.